Bentornati su Rete 8, appassionati del gusto, bentornati all'appuntamento quotidiano con la cucina abruzzese e non solo, perché ogni tanto poi sperimentiamo anche altre cucine, altre culture. E noi oggi ovviamente torniamo nell'Abruzzo meraviglioso della costa dei Trabocchi con il nostro chef Marco Caldora. Ben rivisti anche oggi, e oggi facciamo un piatto un po' sempre particolare, sempre per giocare e stagionale soprattutto. Bene, chef. E niente, facciamo una uovo con seppie e peperoni secchi. Sì. Che abbinamento. Proviamo a fare questo piatto. Che abbinamento. Sì. Guarda, l'uovo con la seppia è la prima volta che mi capita di vederlo, sai? Ci proviamo, infatti, tante volte, sì. Sai, fa una cosetta diversa. Una cosetta. Certo, certo, assolutamente. Bisogna sperimentare in cucina, non bisogna, secondo me, poi io non sono nessuno per poterlo dire, però non bisogna mai pensare che ci sono delle regole così rigide, perché secondo me invece poi chi ha fatto la storia della cucina è chi ha saputo osare, ha saputo creare, facendo anche degli abbinamenti improbabili. È vero. È vero. Allora, abbiamo bisogno, per prima cosa abbiamo bisogno di qualche seppia, ci mettiamo una cimetta di rapa ripassata in padella, il peperone secco l'abbiamo appena appena passato in olio, l'abbiamo fritto. Un po' di patate schiacciate, aglio, prezzemolo, e l'uovo invece l'abbiamo semplicemente sceso in acqua bollente per qualche minuto, lasciandolo il più crudo possibile. Qualche minuto, che intendi, chef? 2-3 minuti. 2-3 minuti, sì. Ok. Proprio pochissimo. L'ho fatto già così, mi si raffredda per romperlo. Per poterlo aprire. Ok, perfetto. Quindi. Allora, prendiamo la seppia. Abbiamo già pulita. Queste ovviamente sono seppie di stagione, sì, infatti sono più piccoline. Piccoli, queste per fare arrosto è un capolavoro. Prendiamo la seppia. Beh, arrosto le abbiamo fatte veramente tante volte, sì. Sono buonissime. Sì. E ci andiamo a ricavare delle striscioline proprio piccole piccole. Più sottile che riusciamo a farle. L'abbinamento con le rape mi piace tanto, sì. Soprattutto insieme anche al peperone secco, anche perché adesso secondo me le rape si trovano in una fase bella, perché sono tutte cimate, magari all'inizio non presentano molte cime, sono più foglie, invece in questo periodo dell'anno sono tutte cime, sono veramente buonissime, diventano proprio cremose, buone buone, poi a me piacciono particolarmente. Eccoci qua. Oh, abbiamo fatto le striscioline, abbiamo una padella bollente, non mettiamo niente in padella, ci mettiamo solamente uno spicchio d'aglio e mettiamo le seppioline. Quindi neanche olio, cioè solamente proprio... Adesso no, lo metteremo dopo l'olio. Ok. Questa deve essere una cottura breve, chef, oppure un pochino più lunga? Una cottura breve, giusto per... sempre di qualche minuto. Ok. Poi vedi, le facciamo scottare, si arricciano. Quasi a tostare, okay. Con l'aglio in mezzo che si conferisce il suo profumo, senza essere invadente però, perché l'abbiamo lasciato con la buccia, con la camicia. Con la camicia. Che poi l'aglio rosso di Silvona è veramente talmente intenso, ma anche talmente delicato, che pur lasciando la camicia comunque riesce a conferire lo stesso il suo aroma. Quindi, insomma, possiamo utilizzarlo anche con molta semplicità. E adesso si è tostato, si è bruschettato la seppia, ha creato la sua pellicina di protezione intorno. A questo punto aggiungiamo un fior d'olio. Ok. Ecco qua. Bella, tutta arricciata la nostra seppia. Ha mantenuto con la tostatura, ha mantenuto tutti i liquidi interni. Sì, esatto, per quello abbiamo messo l'olio dopo, per non far perdere. Esattamente. Un pizzico di pepe. Anche un po' di pepe. Appena appena. Ok. E ci siamo. Ci siamo. Perfetto. Voilà. Spegniamo il fuoco. Poi qua abbiamo le patate che abbiamo sbollentate, aggiungiamo un filo d'olio. Sono curiosa, che ci facciamo con queste patate, chef? Ci appoggiamo l'uovo. Ah! Filo d'olio. Quindi adesso le stiamo condendo? Sì. Un po' di prezzemolo. E qui andiamo a... Quindi sono patate condite semplicemente con olio, sale e prezzemolo. Questa è una patata gialla del fucino. È un'agria.
che meraviglia queste patate. Queste per fare i gnocchi, un capolavoro, sono eccezionali. È molto asciutta. Ma molto asciutta. Guarda, le patate di Avezzano sono buone praticamente per fare tutto, anche per friggerle, per metterle al forno, veramente non hanno uguali. Queste chef le abbiamo passate nello schiacciapatate, schiaccia patate, sì, o con una forchetta, come volete, come volete si fa, non è quello che abbiamo. L'importante è che è schiacciato. A sto punto andiamo a montare il piatto. Già ci siamo? Sì. Ma che velocità, veramente. Perfetto, chef. Abbiamo. Ecco, le rape che abbiamo fatto? Le abbiamo prima sbollentate e poi le abbiamo semplicemente passate appena appena in padella per dargli un po' di carattere. Ecco, questo bel colore verde immagino che poi tu le abbia raffreddate in acqua e ghiaccio. In acqua e ghiaccio, sì. Lo ricordiamo sempre perché insomma magari è un passaggio che io a casa non lo faccio mai. Sembra che non è niente. Però, effettivamente poi all'occhio fa la differenza. Sì. Perché altrimenti tendono a diventare un pochino sul marrone, ma prendono questo colore un po' scuro. Invece così sono veramente belle. Quindi è un passaggio che insomma anche a casa conviene fare. Coppa pasta, giusto? Sì. Tutti ingredienti veramente semplicissimi. E devo dire anche tutti i prodotti abruzzesi, perché insomma immagino che le rape siano dell'orto qui vicino, insomma. Sì, sì. Le patate sono di Avezzano, la seppia del mare qui di fronte, il peperone immagino sia di Altino e le uova praticamente di qualche gallina locale, per cui veramente un bel piatto, vero? Lasciamo un buchetto al centro. Quindi dobbiamo creare una sorta di letto, di sì, giaciglio. Un nido. Un nido. E adesso facciamo l'uovo. Un po' di pazienza perché. Sì. Quindi diciamo che sembra un uovo lesso, ma non lo è. Non lo è. È morbidissimo. Ma la dobbiamo sgusciare tutto? Sì, andiamo piano perché qui abbiamo. Ecco, ricordiamo, cottura dell'uovo 2-3 minuti. 2-3 minuti. Per chi insomma avesse paura. Potremmo fare anche l'uovo coché, però con vortice d'acqua. Però noi ce lo facciamo così. Che bello! Ma l'uovo coché diventa un po' complicato. Io ho provato a farlo a casa, ma ci serve un'altra persona che ti dà una mano un po' nel creare il vortice. Beh, per chi magari è un po' più. Sì, cioè, perché devi fai il vortice mentre rompi l'uovo, il vortice sì. Praticamente smette di girare. Vabbè, praticamente l'uovo è solo il bianco si è leggermente solidificato. Ma che il bello. Resto, il resto è. E questo è Concezio della Corniola. Ciao Concezio. Che salutiamo e lui ci fa un cavallo. Salutiamo Concezio, ma soprattutto io voglio salutare Barbara e Lucia, che sono rispettivamente la moglie di Concezio e la sorella Lucia, che sono due ragazze meravigliose, eccezionali. Un grande esempio proprio di unione familiare e di condivisione, un po' come voi. Sì, ma Elsa, Marco e Luca. La forza tante volte è quella. Sì, è proprio vero. La famiglia è proprio così. Ma quanto è bello questo piatto, chef. Questo facciamo così. Ah giusto, addirittura manca il peperone. Andiamo. Questo è, oltre ad essere una meraviglia di gusto, ma è anche proprio bilanciato dal punto di vista nutrizionale. Ecco, poi la nostra Anna magari ci farà sapere se dico il giusto, però effettivamente abbiamo la parte proteica dell'uovo e della seppia. Abbiamo le rape per quanto riguarda le fibre e poi insomma c'è la patata che sono carboidrati. Devo dire che, insomma, chef, un piatto equilibratissimo, equilibrato, semplice, veramente non manca nulla. Complimenti, chef. E poi ce l'abbiamo qua. E adesso però dobbiamo. No, lo dobbiamo rovinare. si deve vedere, se no. Ok, facciamolo vedere. Che bello, chef. I miei vivissimi complimenti, Marco. Un filo d'olio a crudo. E voilà, il piatto è pronto. Beh. Che dire, Marco, i miei ossequi, i miei complimenti, lo posso fare oggi, signor piatto, è veramente un grazie, signor piatto. Grazie.
Grazie. Grazie a te. Sono cose non azzardate. Oltre ad essere bello, con pochi ingredienti semplici, ecco. Si riesce a fare un piatto. Esatto. Io credo che la mission diverso. Della cucina sia proprio questa: pochi ingredienti, semplici, ovviamente di primissima qualità, tecniche non eccessivamente complicate, ed ecco il risultato. Veramente meraviglioso. Provate a rifarlo a casa perché è veramente semplice ma ricco di gusto. Grazie per essere stati insieme a noi. Ci vediamo domani. Ciao. Le cipolle contengono gli enzimi che stimolano il metabolismo e la digestione. Cipolle sono fortemente depurative, diuretiche. In più influenzano positivamente su avere bassi livelli del colesterolo.